Ok ragazzi, siamo entrati in una stanza segreta e quello che abbiamo trovato è eccezionale. Un cacchio di NPC umano. Aspettavate? Io no. Si chiama Vubi. Ma che cacchio di nome è Vubi? Cioè, siamo mesi ad aspettare un NPC umano e lo chiamate Vubi? Ma io lo uccido Vubi, subito. Come ti chiami? Vubi. A parte gli scherzi ragazzi, questa è la stanza dei programmatori. Ci eravamo già entrati svariate volte su Fallout 4, se vi ricordavate basta aggiungere semplicemente con il comando console cock casmock e ci permetterà di poter entrare nella stanza dei programmatori, cioè praticamente dove risiede qualunque oggetto esistente in Fallout 76 o in Fallout 4, ma c'era anche in Skyrim, ma pure mi pare in Oblivion per farvi capire. Comunque è un posto dove ci sono tutti gli oggetti, praticamente è tipo struttura in Matrix, ve lo ricordate? Dove Neo chiede armi. Tante armi. E qua ragazzi è pieno, cioè c'è di tutto, cioè qualunque arma esistente, qualunque oggetto di missione, oggetti di missione che ancora non si capisce che sono, e addirittura un NPC umano. Cioè comunque è stata, rende conto, raga, un NPC umano, cioè umano! Che non si è capito bene chi è, ricorda un personaggio di Fallout 1 che era un ghoul che trovavamo coperto di carta igienica, tutti credevano fosse una mummia e si chiamava Woody, però quello non so, chissà se lui e magari da ghoul ha dimenticato bene che si chiamava Vubi, che è addirittura più brutto. Comunque uccidendolo, visto che in realtà non si poteva interagire ragazzi per adesso, uccidendolo troveremo 100 tappi e un detergente a Braxo. Questo non ci fa capire nulla, però non lo so, comunque ragazzi un NPC umano c'è, quindi le possibilità che ne arrivano altri ci saranno a questo punto, non è detto che non ci saranno mai. O a questo punto potrei anche pensare che questo NPC umano serve per un altro motivo. Ora non riesco a capire ai programmatori cosa gli può servire un NPC umano qui dentro. Anche perché non è un oggetto, non c'è mai stato un NPC umano, non c'è mai stato un NPC dentro questo posto, in nessun capitolo della saga. Quindi è strano, non riesco bene a capire, probabilmente ragazzi farà parte di qualche missione, magari dei futuri DLC. Chissà se magari ci sarà una carovana che passerà di lì e ci sarà questo Vubi che dovremo scortare da una parte all'altra dell'Appalachia, sarebbe un'idea, sarebbe figa come cosa. Potrebbe essere una delle tante idee, come potrebbe anche essere che non c'è un motivo per cui sia qui, anche perché se fa parte dei futuri DLC, perché già è nella stanza dei programmatori? Vuol dire che questo NPC nel gioco c'è, probabilmente, ma nessuno ancora l'ha trovato, perché come tutti gli oggetti che sono qui dentro sono anche nel gioco. No, veramente ci sono qualche oggetto che non avevo mai visto, che può essere che fa parte già dei nuovi DLC, come se qualcosa ci fosse. Non è certa questa cosa, quindi non si sa. Però sarebbe figo, ragazzi, a questo punto gli NPC sono probabilmente confermati, cioè gli NPC umani. Uno ce n'è. Quindi come ce n'è uno ne potrebbero arrivare altri, cioè magari in una città vicina. Non di certo Washington DC, che sappiamo essere in questo periodo storico radioattiva a livelli disumani, ma magari qualche altra cittadina qui sotto l'Appalachia, nelle vicinanze, dove magari non sono rimasti infetti dal morbo degli ardenti, potrebbero esserci ancora degli NPC vivi, sopravvissuti alle radiazioni perché siamo lontani dall'epicentro delle bombe, ma magari hanno un bunker, una cosa del genere, riescono a uscire, riusciamo davvero a creare delle piccole cittadine di NPC dove potrebbero nascere davvero tantissime nuove missioni interessanti, non solo le missioni in stile Preston Garvey, difendi quella cittadina, è attaccata dai Deathclaw e ci stanno NPC che stanno per morire. Non solo quello stile, magari potrebbero mettere già anche delle micro missioni interne dove devi decidere chi ha ragione, dei personaggi che litigano, gli NPC, non lo so. Anche degli altri giocatori, dove dei giocatori potrebbero essere interessati a uccidere i tuoi NPC, sarebbe figo. Cioè, nel senso, come se fare delle fazioni, noi siamo quelli buoni che difendono la città e altri invece, a me non me ne fotte un cazzo degli NPC, voglio fare la fazione cattiva e faccio il predone che ruba e quindi preferisco, magari guadagni di più se attacchi gli NPC, ma ne guadagni di meno se li difendi, quindi molte persone li vorranno uccidere tanto sti NPC, perché lo sappiamo che tutti li vogliono, ma in realtà poi
Tutti gli vogliamo soltanto sparare. Cioè, almeno la maggior parte dei giocatori andrà così. Già si è visto con questo poro Vudi. Vubi è durato un secondo. Al primo avvistamento il tipo gli ha dato quattro pugni. Voi che ne pensate? Qual è la vostra teoria? Secondo voi ci sarà questa possibilità? Li metteranno mai sti NPC? Non li metteranno a questo punto per un fatto di principio e dicono nella storia non hanno senso di esserci, li dobbiamo mettere soltanto per far contenti voi? Oppure più la mia teoria è proprio questa, che è stato già pensato per iniziare senza NPC per poi poterli acquisire più avanti con una storia principale che avanzerà nel tempo, cioè magari adesso noi riusciremo a debellare del tutto, non penso le bestie ardenti, ma almeno il loro virus. Di conseguenza possiamo iniziare a far venire altre persone, visto che la Palakia sta bene in confronto a altri posti, a livello di terra, insomma, la natura, le radiazioni sono al minimo, grazie alle montagne, grazie alla conformazione, un po' grazie a tutto, ci sarà davvero la possibilità di ricreare delle piccole cittadine. Voi che ne dite? Secondo voi è possibile? Stavo pensando comunque che noi nei Vault ci abbiamo già guardato, infatti vi linko i link qui in alto a destra. Ma allo stato attuale sembrerebbero disabitati. Noi abbiamo pensato che probabilmente mancavano i DLC anche per questo, cioè sembrerebbe disabitato, ma non abbiamo la certezza finché non escono i DLC. Ma se questo personaggio è presente, riusciamo comunque a capire che lui è già presente nel gioco, quindi non è nei Vault. È da qualche parte, ma non è nei Vault, non lo so, però è nel gioco, raga, è già presente. Non riesco a capirla sta cosa, un pochetto mi confonde. Di conseguenza, non lo so ragazzi, non lo so, tutto è... mi ha un po' spiazzato sto personaggio, veramente la Bethesda non sta dicendo nulla in proposito, giustamente, perché è una cosa che non avremmo dovuto vedere, però l'abbiamo vista e ve l'ho fatta vedere anche a voi, ma non so, per adesso non si sa nulla, però la curiosità è troppo forte ragazzi, non si resiste a queste cose. Comunque beh, sconsiglio altamente di entrare voi in questa parte. Se siete con PC dovete installare dei programmi esterni, non è una cosa così facile da fare, e oltretutto dopo che lo fate al 99% vi bannano, quindi ve lo sconsiglio. Comunque due cose che voglio dire a proposito di questa stanza è che è immensa in confronto al 4, dove era soltanto la piccola piazzetta iniziale, qui invece ci sono tante stanzone divise per armi diverse, armi di missioni, 200 terminali. È veramente gigantesca. Comunque per adesso era accessibile, ma ora con le nuove patch non si potrà più fare. Comunque bannano davvero, da quanto ho capito stanno a bannare proprio tipo a smitraglietta chiunque prova a mettere questo codice proprio, o chiunque ha installato programmi esterni per adesso, perché poi quando ci saranno i server privati fai come cacchio ti pare, cioè il tuo programma, i server privati, se vuoi ci metti le mod, ci fai i danni, ma per adesso, visto che non è stato autorizzato nessun tipo di mod, bisogna aspettare, cioè semplicemente. Poi tutti si lamentano, mi bannano, sono cattivi, bannano, fanno scrivere i temi ai giocatori, hanno fatto scrivere praticamente a tutti i modder, a tutti quelli che hanno usato glitch o hanno veramente usato proprio programmi esterni, gli è stato chiesto di, per essere risanato il loro account, di scrivere un piccolo testo dove loro spiegano perché è sbagliato usare questo tipo di glitch su giochi di questo genere. Tipo un temino di scuola, diciamo. Comunque ragazzioli, con questo è tutto, appena ci saranno nuove info di tutti i generi, soprattutto mo a questo punto su NPC umani, cioè perché io davvero sto fomentatissimo, se dentro i Vault qualche volta ancora c'è qualche possibilità di vedere NPC umani, lo vedremo nei prossimi video che usciranno dei Vault. Comunque vi consiglio di iscrivervi al canale se non siete iscritti e attivare le notifiche, ragazzi, è obbligatorio. Che tutti quelli che mi scrivono, ah Marco è tanto che non fai più video, poi guarda caso parlando cioè, scopro che non hanno visto gli ultimi tre perché non hanno le notifiche poi, è ovvio, mettete le notifiche ragazzi, ogni tanto passate comunque sul canale, ma con le notifiche quando carico un video vi arriva una notifichina che vi avverte, quindi ve la consiglio. Grazie a tutti ragazzi, seguitemi anche su Twitch e su Instagram che lì aggiorno tutti in tempo reale proprio. Già ne avevamo parlato, ho già spiegato come installare i nuovi Fallout 1 e Fallout 2 gratuitamente che sono stati offerti dalla Bethesda. Comunque arriverà un video fra qualche giorno qui su YouTube dove vi spiegherò come installarli e tradurli in italiano. Sarà capito? Roba seria ragazzi, roba seria. Per chi mi seguisse su Twitch avrà visto che l'abbiamo ricominciato e oltretutto abbiamo trovato subito un collegamento a Godzilla, raga, proprio sembra fatto apposta per me. Abbiamo trovato questa cosa che mi era sempre sfuggita, anche perché io già l'ho giocato ma era in inglese,
E adesso in italiano finalmente possiamo capire tutte le varie sfaccettature di tutti questi migliaia di dialoghi che esistono, e questa è la cosa più bella. Infatti nel prossimo video vi spiegherò come installare questa patch, che non sono neanche sicuro se sia legale parlarne su YouTube, perché in teoria, non essendo ufficiale, non si potrebbero installare queste cose, anche se è semplicemente una traduzione. Comunque ragazzi, con questo è tutto, grazie sempre dell'attenzione, grazie a tutti gli sponsor che mi avete sponsorizzato su Twitch, vi ringrazio ragazzi, state mandando avanti il canale, quindi dagli tutti, grazie mille a Tommaso, Salvatore, Fusilli, tutti quanti raga, grazie mille, alla prossima, ciao belli!